Ciao ragazzi, dove state ancora vivo? La città è sempre più vuota e questo è probabilmente l'ultimo giro. Guardate intanto un po' che bella la mia città. Oggi è il 23 di marzo 2020. In Italia da ieri è scattato un ulteriore lockdown per bloccare tutta la città. E cacchiarola, sto giro mi sa che la gente l'ha capita, perché qui è proprio niente in giro. Comunque vi voglio dare qualche buona notizia oggi, qualche pensiero positivo. Eccoci qui, Piazza Galimberti, come l'altra volta vi porto a vedere, guardate via Roma, vi faccio solo vedere via Roma, guardate che bella desolazione, Dio santo ragazzi, è folle sta cosa, folle ma necessaria, e quindi va bene così. Io torno direttamente indietro a casa. Comunque ragazzi, io sono uscito in monoruota oggi solo perché dovevo andare al lavoro a mettere un bel cartello chiuso, perché finalmente anche la mia compagnia si è decisa a chiudere. E quindi questo è l'ultimo giro. E poi per un po' mi sa che niente monoruota ragazzi qua. Allora adesso vi esprimo un paio di pensieri positivi, così vi faccio passare meglio questo periodo di coronavirus. Primo pensiero positivo sul coronavirus. Allora, in Italia a quanto pare siamo pieni di gente infetta da coronavirus, però i dati che ci danno giornalmente, quelli che dicono che circa un 10% di quegli infetti muore, in effetti se li vai a snocciolare per bene ti rendi conto che i morti sono molti meno, perché visto che ci hanno detto che questo coronavirus a volte non si manifesta neanche, quindi chissà quanta gente positiva che non sa di esserlo, e quelli fanno tutti abbassare la percentuale dei morti. E pensate un po', se noi contiamo 100 malati e 10 sono morti, però peccato che i malati probabilmente sono 1000, non 100. E quindi ragazzi state tranquilli, cioè ascoltiamo cosa ci dicono. Se dicono di stare a casa, state a casa, stiamo a casa. Io adesso ti ho detto, torno dal lavoro, vado a casa, parcheggio il monoruota e fino a nuovo ordine starà parcheggiato. Come resistere al coronavirus? Non pensare al coronavirus. Giuro, funziona ragazzi. Se iniziate a pensare al coronavirus, a guardare tutto quello che succede, i morti, i malati, state a casa, porco due, e non ne uscite più, ve lo dico io. Se invece state tranquilli, pensate alla vostra famiglia, vi guardate un bel film, giocate un po' con qualche giochino, e due compiti, e due lavoretti, e due cazzate, ma ragazzi dobbiamo stare 2-3 settimane sul divano, ma che cazzo ce ne frega? Ma chiudetevi in casa, dai, dai. L'ultima smanettata con 60 next. We'll be right back.
il cancello incriminato del video che ci fa passare come dei baluba. Infatti guardate qui, doppio catenaccio, catenaccio dalla parte giusta e un bel catenaccio anche dall'altra, che non si sa mai che uno volesse sradicare il cancello, qualche bambino che non ce la fa più a stare chiuso in casa e vuole sradicare il cancello per poter entrare. Che situazione, ragazzi, mai vista, è una cosa del genere, tutti chiusi in casa, mezzo mondo chiuso in casa. Amici, da un po' che non ve lo dico, like and subscribe. Nel frattempo che sto chiuso in casa, voi guardatevi un po' di video del Davastato e mettete qualche pollicione.